Il Veneto ha concluso il 2023 al secondo posto sul triste podio per numero di infortuni mortali sul lavoro. Ciò nonostante non è una delle regioni a maggior rischio, dal momento che l'incidenza degli infortuni mortali, ossia il numero di vittime ogni milione di occupati, è in linea, anzi di poco inferiore rispetto a quella nazionale. Una sorta di buona notizia a livello regionale che purtroppo non è confermata in tutte le province. Questo è il primo commento di Mauro Rossato, presidente dell'osservatorio Vega Engineering di Mestre dall'ultima indagine 2023. Infatti, analizzando i dati pesati sulla popolazione lavorativa, si scopre che alcune province presentano un rischio di infortunio mortale sul lavoro superiore alla media nazionale. In particolare, a maggior rischio risultano essere Verona e Belluno, che si trovano in zona rossa. Vicenza continua ad essere l'unica provincia del Veneto in zona bianca, con un rischio di infortunio mortale sul lavoro inferiore rispetto alla media nazionale. Il rischio di morte in Veneto, provincia per provincia, poi la zona gialla, quella in cui è entrato il Veneto a fine agosto 2023, è la zona che subito dopo la bianca raggruppa le regioni con l'incidenza di mortalità sul lavoro tra le meno elevate a livello nazionale.